tutti ragazzi, sono Enrico 12.222 e nonostante febbre e raffreddore, come potrete udire dalla mia voce, siamo qui pronti per un nuovo e grandissimo video. Allora, abbiamo fatto già un episodio in cui guardavo io per la prima volta Salvuratila, che comunque ho avuto modo di dargli un'occhiata migliore, quindi sapere che cosa fare. Infatti devo dire che cioè, in quell'episodio non abbiamo, cioè così, è stato un primo sguardo al gioco e adesso quindi direi di iniziare in modo un pochettino più serio, un attimo una campagna, sempre con l'Impero d'Occidente per vedere come andremo a finire, quindi ho visto che ci sono poi anche altre fazioni che si potranno eventualmente provare, ma credo che comunque sarà una campagna molto lunga. Questa qui speriamo di portarla al termine senza problemi. Comunque, ecco, Impero Romano d'Occidente, Flavio Onorio Augusto. Adesso questo qui io l'ho già letto. E la difficoltà lascerei normale, anche perché sarebbe per i giocatori che hanno esperienza con strategici ma non con Total War. E solo per gli irriducibili addirittura. E solo che io non. È da un po' che non gioco granché ai Total War, quindi preferisco lasciare normale adesso. Poi dopo abbiamo, ecco, diamoci un'occhiata agli obiettivi di vittoria, perché c'è questo qui che è la campagna, diciamo quella breve, mi sembra, dato che il resto è il 450, ci fa assumere il controllo di 80 insediamenti, mantenere il controllo, produrre. Allora, diciamo che adesso per il momento ci diamo come obiettivo un attimo la vittoria militare, così da avere ampio, così. Ci diamo questo obiettivo qui, secondo me, per il momento. Poi vediamo impostazioni, campagna, aiuto in gioco, vabbè, lasciamolo. Mostra mossa dei giocatori, lasciamolo limitato. Salvataggio automatico nel CLUD, meglio di sì. Poi direi limite tempo battaglia 60, forse 40, perché fare delle battaglie da 60 minuti registrate è un poco esagerato. Va bene, detto questo, iniziamo la campagna e ci ritroviamo tra pochissimo sulla mappa. L'aria era carica di fumo e sangue. L'impero romano era diviso. Dalle colonne di Ercole ai posti più lontani nell'Adriatico si estendeva l'impero d'Occidente. Terre sacre dove sono nati uomini grandissimi. Ma coloro che gli succedettero non si presero cura di Roma, preferendo il contendersi i resti della gloria passata. Mettere da parte le proprie incomprensioni, oppure sarebbero caduti al cospetto dei barbari. Ed ecco un cavallo rosso e all'uomo in sella fu dato il potere di cancellare la pace dalla faccia della terra. I romani dell'impero d'Occidente, quei nobili figli della città eterna. È arrivato il momento di ridare a Roma il suo potere perduto. Erano pronti per la guerra. Eccoci qua, dopo questo interessante video iniziale. Era stato l'ultimo imperatore, Teodosio, a volere la divisione dell'impero. E questo ti ha messo in una situazione difficile. Nel disperato tentativo di proteggere l'impero occidentale dalla minaccia barbarica, il peso delle spese civili e militari ha mandato in pezzi le tue finanze. L'ordine pubblico è precario, per cui potrebbe essere saggio raggruppare le tue truppe nei pressi della capitale utilizzando i territori di frontiera come cuscinetti. Quando le tue infrastrutture saranno rinforzate e la minaccia sarà sventata, sarai di nuovo pronto a colpire. Conquista i tuoi nemici. Se possibile, riprendi il controllo dell'impero romano d'Oriente. Costruisci un impero romano degno di Augusto stesso.
Ok, eccoci qua. Ecco, ho fatto vedere anche il video, queste cose che l'altra volta non avevamo guardato. Ho fatto giusto una panoramica generale del gioco un po' di fretta. Adesso quindi ci organizziamo meglio. Allora, vediamo un po'. Erano pronti per la guerra, sopravvivi fino alla primavera del 400. Wow. Vabbè, l'avevamo già visto, questo è... Tesoreria 2000 sarà la nostra ricompensa. Allora, iniziamo subito dalla ricerca tecnologica e facciamo quella militare. Poi, allora, adesso ci daremo alle spese, cercando di farle un po' in modo più saggio della scorsa volta, che fate un po' tutto così alla cavolo. E giusto per vedere, ero rimasto abbagliato dal gioco, che è davvero bello. E quindi diciamo, io direi di partire da nord e poi andiamo verso sud a vedere un po' dove abbiamo problemi. Allora, adesso vediamo che qua nella parte settentrionale dell'Inghilterra siamo a posto. Mentre qua nel sud c'è qualche piccolo problema. Quindi se noi iniziamo a spostarci la nostra legione verso Londinium, ovviamente si abbassa l'ordine pubblico quassù. E qui però si alza. Quindi per risolvere questo problema io direi di affidare un governatore a questa zona. E poi col pane circensem ci rimettiamo a posto. Perché a me interessa mantenere anche il controllo dell'Inghilterra, che con il vallo di Adriano mi piace veramente un sacco. Guardate pure Stonehenge. E qui qua, sotto siamo a posto, di sopra invece c'è qualche piccolo problema. E quindi adesso per risolverlo noi facciamo da qui. Questo Gli uomini della fazione possono anche. lo sappiamo già. Andiamo governatori e ci prendiamo la Britannia inferiore. Poi diamo un attimo un'occhiata a chi poterlo fare. Chi lo può fare? Vediamo un po' lui che cosa ha di interessante. Difesa corpo a corpo, cosa qui, questo ci servirà in una zona più di confine. Guerriero impavido anche, cecchino addirittura, questo tenace in difesa. Esperienza più uno a tutte le unità, zelo più uno. E il nostro grande imperatore invece, integrità, morale meno, influenza religiosa. Vediamo, il nostro imperatore non è apprezzato, è indeciso in attacco. Pure la moglie che cosa dice? Influenza personale, influenza religiosa. Ogni fiamma che ho a disposizione brucia per mio marito, addirittura. Vabbè, a questo punto ci mettiamo Fausto Paolo. E siamo contenti, poi, quindi l'abbiamo messo qui. E poi proclamiamo il nostro editto, che sarà Panem et Circenses, per avere più cibo e più ordine pubblico. Speriamo che il tutto si attui dal prossimo turno. Allora, quindi guardando adesso alla regione, L'obbedienza alla anche legge cibo, della tua fazione si perfetto. misura con l'ordine pubblico. Sì. Sì. Va bene, quindi l'ordine pubblico dell'Inghilterra dovrebbe essere momentaneamente ripristinato. Adesso speriamo di non ricevere miliardi di attacchi da parte dei nemici subito, anche se queste flotte sono minacciose. Franchi. Ma adesso vedremo. Poi qua vediamo che le nostre unità sono tutte mezze smorte. Comunque alla fine ho capito che sono 120 il totale. Infatti sono rosse. Infatti possiamo notare, cosa che non avevamo visto l'altra volta, che queste sono tutte cariche invece. Allora, adesso vediamo anche un po', perché tenere un impero così abbiamo anche dei problemi interni, tipo questi uccisori maledetti. Quindi io direi, guardiamoci un attimo le province. Ecco, l'Africa sono tristi, sono così, indifferenti. Non ne frega niente. Adesso ci spostiamo a Cartagine. In questo momento non puoi muovere ulteriormente questo pezzo. Sarà disponibile nel prossimo turno. Ecco, poi qua ci potremo anche successivamente conquistare questa parte dell'Africa. Ecco, anche qua l'Epsis Magna, sta zona qua giù, ci sono problemi che riguardano l'ordine pubblico. Adesso quindi faremo qualcosa poi per ripristinarli. Quindi, allora,
Nelle regioni di confine abbiamo già detto che eravamo a posto con l'ordine pubblico. Anche qui, qua invece no. La zona di Salona invece non è a posto, quindi... Altare latino costa troppo. Questo anche. Questo pure, madonna. Costi esagerati. Sono di nuovo che si può fare. 2000. Adesso io aspetterei un attimo in questa zona perché Salona magari sono territori che perderemo subito. Adesso vediamo. Vediamo anche un attimo che combinare. Terreni di caccia, bagni. Che cosa abbiamo di interessante qui? Ecco, campo di adunata. Campo di adunata potremmo anche distruggerlo per il momento, perché tanto le abbiamo nell'interno le cose. Così almeno se lo prendono i barbari non va... Non si reclutano la gente nel nostro campo di adunati. Ok, qui la città. Ecco questa zona di qua. Perfetto. Poi qui siamo a posto. Poi vediamo che abbiamo queste legioni qui. Io direi di fare... Di qui possono attraversare il mare. Sì. Vabbè, ovviamente ci sono le armate. Anfibie. Quindi il mare si può attraversare, ecco qua ci sono quei buffoni. Che purtroppo non siamo ancora in grado di affrontare. Quindi per il momento ci spostiamo qui e qui ad Augusta, cioè in modo da bilanciarci un po' meglio e distribuiamoci qui sul confine, perché chissà chi arriverà. Ci servirà anche qualcosa che chiuda qui, perché quando attaccheranno qua... Quindi io proporrei poi dal prossimo turno per un avanzamento verso qui la Raezia e il Norico. Ecco, magari qui avanziamo ulteriormente. E anche di qua ci spingiamo verso il basso. Così da tenere questa zona sotto controllo. Poi nel nord Italia la situazione è a posto. Centro Italia anche. Sud Italia invece no. Allora, diamo un attimo un'occhiata a quali sono i loro problemi. Dal pannello della regione. Allora, cibo ovviamente manca, immigrati, divergenze religiose e tasse. Ecco, adesso non credo di essere nella condizione da poter abbassare le tasse. Il consumo di cibo direi proprio di no. Ecco, diciamo un frutteto dovrebbe produrre del cibo, costa però l'ira di Dio. Cioè, se apriamo un po' di spazio. Officine ci danno ricchezza, un impianto idrico ci fa pagare, quindi evitiamo. Esperienza unità non ci serve, con ordine consumo di cibo no. Campo di adunata niente. Ci serve, ecco, il frutteto che produce del cibo. Spendiamo 3000 comunque per l'Italia, che è la nostra parte generale. Ci offre un po' più di ordine pubblico e di cibo, così da tenere un po' più sotto controllo la zona. Poi qui ovviamente c'è anche la regione qua, la provincia delle isole, le isole occidentali. Le isole La occidentali che felicità cosa complessiva di vogliono? un popolo è influenzata da Sentiamo che diversi dice. fattori, Vabbè, quali questo i lo so livelli delle anch'io. tasse, le differenze culturali e le razzie dopo le conquiste. La Allora. Che miseria, qui hanno gli edifici che gli stanno antipatici, vediamo. Fonditore di ferro però ci fa guadagnare i soldi. Gettate commerciali ci servirebbero. Vediamo poi che c'è qua che gli dà fastidio a sta gente. Questo no, sono dei campi. Dovrebbero essere felici. Se no proviamo a vedere spendere qualcos'altro per loro. Felicità e gioia. La fontana consuma il cibo. Allora.
faremo un battistero latino. E le isole sono a posto, quindi abbiamo messo a posto tutta sta parte di qua. Vediamo poi il centro della Francia. Ecco, vediamo nel nord. Beh, sempre la stessa regione, non capisco. No, qua nel nord siamo a posto. No, non è vero. Siamo a posto quassù. Qui ci sono altri problemi ancora. Ovviamente. Che sarebbero gli immigranti ovunque. Poi divergenze religiose, che si può fare qui. Cibo ne hanno in sta zona. Sì. Quindi se io gli faccio questi e spendo, gli faccio dei bagni, loro sono felici. Un po' di più, sicuramente. Ok, e questa è la provincia, e questa è una zona che... Ah, è una zona che è solo qua, porca miseria. No, però, che città comprende? Scusate. Erotomagnus, Turonum. E Lungudum che è qua al centro, ok. Poi questa è una regione ancora diversa, però è zero e la lasciamo così. Qui siamo a posto fortunatamente. Poi qua ci sono altri problemi. La repressione è l'imposizione del tuo dominio grazie alla presenza di truppe di guarnigione e un utile sistema per mantenere l'ordine tra la popolazione. Solo che non abbiamo tutta sta gente da lasciare qui. Sempre le divergenze religiose sono il nostro problema principale. Quindi secondo me un battistero latino li dovrebbe convincere. Però non siamo più in grado di produrlo per questo turno. Speriamo di avere i soldi il prossimo turno. Detto questo, sì, qua nel sud della Spagna è messa male. L'Africa anche. Eh sì, vabbè, qua in Africa ci sono grossi problemi. Quindi direi di lasciare le unità di guarnigione in quella zona. Ecco, detto questo, io direi di assegnare magari un altro nostro nobile governatore. Così da lasciare poi... Vediamo dove rischiamo. È che sono 3 milioni di province diverse. Nella Raezia e il Norico. Questo statista, vediamo che cos'ha di interessante. Astuzia, ecco, difesa di corpo a corpo. Difesa ci servirà senz'altro. Un guerriero impavido e tenace in difesa. Magari uno tenace in difesa qui dove attaccheranno i barbari. Rezia e Norico. Aggiudicato. Spendiamo soldi però così, vabbè. Poi in Africa, vabbè, adesso aspettiamo prima di metterne altri di riorganizzarci meglio. Ecco, qui ce l'abbiamo, il governatore, mettiamo, vediamo se c'è qualche editto. Ecco, missione, ecco dove ci sono, invece di farlo qui. Puoi guadagnare influenza tramite riconoscimenti per... Solo che non mi rimborsano a questo punto, vero? Se lo caccio via, no, vabbè, allora ne chiamiamo un attimo un altro. Ecco, sto Viro Flaviano. Astuzia, integrità, ecco. Quelli che non si sentono integrati sono arrabbiati per quello. Vediamo un attimo. Questi qui vediamo che problemi avevano. Divergenza religiosa, ecco, potremmo... cercare di stabilire in questa regione il cristianesimo latino, oppure fare qualcosa... dalla parte di qua adesso. Diamo bene un'occhiata qui, perché si sentono trascurati. Che fanno? Cibo. Adesso risolviamo, speriamo, cioè. Se non ci vuole un altro pane circense anche qui e il cibo poi è a posto. Malacca, solo che sta micro regione, poi il resto. E qua invece... Stiamo alla capitale, non cambia niente, vero? No. Vabbè, adesso qui aspettiamo un attimo in Spagna.
Adesso concentriamoci un attimo qua per convertirli. Vabbè, comunque diamoci un'occhiata al prossimo turno, sappiamo cosa si può fare di interessante. Proviamo a terminare il turno, nonostante la grande paura. Puoi ancora nominare un editto. Ah, non abbiamo fatto l'editto, eh. E poi dobbiamo assegnare un altro governatore. Allora, editto, editto. Editto, editto. Meno corruzione. Quasi di reclutamento meno 10. Non saprei che editto fare in sta zona più che altro. È un po' inutile averlo qui, vabbè, ormai abbiamo speso dei soldi, ce lo lasciamo. Come editto, dato che non ci costa niente. Ce l'hanno il cibo in sta zona? No. Allora gli faremo un altro po' di pane, circense, anche se qui è un po' inutile, vabbè. Poi quindi governatore lo assegniamo un altro qua per convertire la religione. Però ovunque quest'altra religione qua è diversa dalla nostra. Cioè il cristianesimo latino c'è solo in Italia, neanche tanto lì. Tutte religioni qua strane. Quindi in questa zona quassù che si chiama Lungundunensis, gli diamo l'ultimo, poi basta. Viro Flaviano, così è felice. Lungundunensis. Quindi editto. Velocità di ricerca in tutta la fazione. Più 4 il cristianesimo latino. Vabbè, a sto punto, ecco, diminuisci l'immigrazione, è anche utile. Dove ci sono i problemi di immigrazione. Comunque per il momento facciamo pane met circense anche qui, che ci salva un po'. Detto questo, passiamo il turno, ce la faremo? Puoi ancora assegnare un governatore, no, basta. Beh, però se non costa niente, facciamolo. Allora, che governatori si possono. Non possiamo mica. Ah, il nostro carissimo Augusto. In Africa vuoi andare? Vediamolo un attimo in Africa, così li fa sentire un po', li abbiamo sparsi un po' ovunque. Ecco, in Africa gli diamo il panem et circense. No, però il panem non se ne fanno niente, vabbè, dopo lo riorganizziamo meglio. Detto questo, passeremo il turno o non passeremo il turno? Chi lo sa, proviamo. Ci trucideranno. Ho paura. Ostrogoti, Vandali, Visigoti, Franchi, Sassoni. Eccoli qua i Sassoni che combinano. Per vincere una battaglia non basta Fanno avere un grandi numeri. attacco. Occorrono unità ben Porca bilanciate e un miseria, bravo ma quanti generale. cavolo sono? Prima di Aiuto, attaccare, ciao. controlla i rapporti di forza e i rinforzi. Ma Ok. bada che se vieni attaccato, lo scontro sarà inevitabile. I pulsanti in questo pannello mostrano le Ok. opzioni di battaglia. Esploriamo il terreno un Passaci sopra il attimo. mouse per scoprirne i dettagli. Che voglio sapere un paio di cose prima di affrontare questa battaglia. Ok, non siamo fortificati, mi sa proprio di no, no. Quindi una battaglia dall'esito vittorioso improbabile. Ma noi ci proviamo lo stesso per la resistenza dell'impero. A tra poco sul campo di battaglia.